O ben peggiori a quanto visto nei filmati pubblicati. Ma a fronte di almeno 13 morti a seguito delle rivolte, nessuna responsabilità è stata ascritta al personale di polizia che in quei giorni intervenne. Senza questi filmati avremmo assistito ad una vera e propria strage di Stato, passata nel silenzio e coperta dalla complicità di medici, politici, giornalisti e magistrati. La violenza della polizia non è però circoscritta alle carceri. Thank you.
carabinieri in assetto antisommossa per picchiare alcuni ragazzi neri che stavano all'esterno del McDonald's in piazza 24 maggio. Ma nella stessa modalità le forze dell'ordine sono intervenute svariate volte, anche qua, nella Darsi Puli, come se si trattasse di un comportamento atipico rispetto al ruolo coperto dalla polizia all'interno della società. Ruolo che è intrinsecamente violento, atto a mantenere con forza ciò che di volta in volta è considerato ordine pubblico. Lo sa bene chi ha la sfortuna di trovarsi nelle mani della polizia, soprattutto se all'interno di luoghi protetti dagli sguardi di tutti. Dietro le mura di un carcere o di un CPR gli sbirri picchiano, torturano, violentano, sparano e uccidono quotidianamente per lavoro. Così come manganelle nei lavoratori davanti ai cancelli delle fabbriche, durante i picchetti nelle zone industriali dove non transita nessuno, o nei quartieri periferici e più poveri, dove non attiva lo sguardo dei ben pensanti che urlano democraticamente la loro indignazione. In tutti questi luoghi la violenza poliziesca è sdoganata e ritenuta un male necessario per contenere persone giudicate irrecuperabili e inutili alla società. Ma chiunque conosce la polizia sa qual è la sua violenza, sa qual è la sua arroganza, lo sa, e lo sa qui e lo sa in tutto il mondo, perché in tutto il mondo è la stessa storia. Le rivolte si sono susseguite e i morti per strada e le violenze continue. E quest'ultimo anno di pandemia non ha fatto che aggravare la situazione. Quanti casi di gente che era seduta durante il lockdown, di vecchi che sono stati fatti allontanare malamente dalle forze dell'ordine. In un anno siamo diventati tutti potenzialmente pericolosi e abbiamo visto quanta è la loro forza e quanta è la loro arroganza, e l'abbiamo visto durante la pandemia quando c'erano le strade vuote ed c'era sole lampeggianti della polizia blu. Sembrava di essere in guerra. Innovato contro questo maledetto Stato. Yeah.